Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Stasera presentiamo un saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Costantinopoli di Enrico Zanini, che abbiamo un grande piacere di avere nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola in modo che ci possa parlare di questo interessante saggio. Prego a lei, professore. Grazie, grazie, grazie. Intanto grazie di avermi invitato, grazie di essere arrivati così, come dire, puntuali. Il libro esce domani, quindi ancora in anticipo sull'uscita in libreria. Però il libro ce l'ho perché per fortuna Carocci me l'ha mandato ieri ed è questo. E che cosa dire di questo libro? Io lo chiamo amichevolmente un librino, perché è un librino, è piccolo. E quindi i nostri ascoltatori non dovranno illudersi di trovare un grande saggio su Costantinopoli, un grande volume enciclopedico su Costantinopoli. Questo libro è una scommessa, poi i suoi interlocutori ci diranno se avranno voglia di leggerlo, se è una scommessa vinta o persa. Perché quando mi hanno proposto di scrivere questo librino, io la prima cosa che ho detto dentro questo formato, questo librino fa parte di una collana di cui poi semmai parleremo un attimo se mi date l'opportunità. E quando me l'hanno proposto, ho detto non si può fare Costantinopoli dentro un formato di questo genere, non ci può stare. C'è troppa roba, c'è troppe cose da dire. E poi invece ci ho un po' ripensato perché mi sembrava una sfida che potesse essere appunto accettata. E quindi la mia idea era quella di fare un libro che fosse agile, che fosse alla portata anche, mi piace pensare, alla portata di tutte le tasche, non solo perché non costa molto, costerà 16 euro, ma anche perché è un libro che uno si può mettere in tasca e quindi può portarselo in giro, può leggerlo se ne ha piacere. L'idea era quella di raccontare il libro, inizia così, inizia con una dichiarazione, Costantinopoli qui dentro non ci può stare, quello che posso fare è raccontarvi Costantinopoli con gli occhi di un archeologo, intanto, e con gli occhi di un archeologo del 2020, insomma, del 2022. Questa è un po' la logica che ha guidato questo librino, che fa parte di una collana, come vi dicevo. Ne ho qui qualche altro numero, questo è il librino su Pestum, è una collana di Carocci, intitolata I luoghi dell'archeologia. Questo è stato un altro stimolo a scrivere questo librino, perché Costantinopoli è un luogo speciale dell'archeologia, è un luogo un po' anomalo. Se uno immagina un sito archeologico, si immagina un sito archeologico per appunto come Paestum, no? Come Palenque, sono i primi titoli che sono usciti, come Ostia che sta uscendo insieme, domani uscirà insieme a questo librino su Costantinopoli. Si immagina appunto un sito archeologico e anche un po' la collana era stata pensata così, in maniera un po' sistematica, quindi parliamo prima della storia della scoperta, poi parliamo del sito, poi parliamo della descrizione, poi parliamo della fortuna del sito nell'età contemporanea. Ovviamente questo gioco salta su Costantinopoli perché Costantinopoli è una città viva. Normalmente un sito archeologico, tutti i siti archeologici, sono luoghi dove i contemporanei incontrano il passato e normalmente lo fanno in un luogo circoscritto che sta normalmente, diciamo, in un'altra dimensione spaziale, no? Escono dalla loro vita quotidiana e vanno in un luogo dove si incontra il passato. Quello è un sito archeologico standard, diciamo. Costantinopoli è un po' come Roma, anzi è molto come Roma. È un posto dove la gente vive, ha una storia lunghissima, non è indagato archeologicamente, in maniera estensiva. E quindi si sovrappongono tanti strati, come dire, di lettura da parte di noi contemporanei, e gli strati che sono quelli di tutti noi, quindi gli strati del turista, gli strati del viaggiatore colto, gli strati dello studente barra studioso che va a Costantinopoli perché è interessato ad alcuni aspetti,
e gli strati della vita normale, quotidiana di quella città. E allora diventa un gioco abbastanza, secondo me, un gioco abbastanza divertente provare a raccontare tutto questo dentro pochissime pagine. Sono 180 pagine. Devo, come dire, ringraziare pubblicamente Carocci, l'editore Carocci, perché mi ha permesso di sforare di una quarantina di pagine rispetto agli standard, perché a un certo punto io ho detto: scusate, ragazzi, non ci sta proprio, non ce la faccio. E loro sono stati gentili, hanno un pochino allargato i loro formati. Sapete, quando si lavora in un volume singolo si può essere un po' liberi, quando si lavora dentro una collana ci sono degli standard che vanno rispettati, il numero di illustrazioni, c'è cioè una gabbia grafica, ci sono delle cose che vanno rispettate. E devo dire, gli amici di Carocci sono stati particolarmente, particolarmente sensibili. Tutto qui, questo è, diciamo, un po' il gioco. Il resto del gioco lo fa Costantinopoli, naturalmente, che è una città strepitosa, straordinaria, dove si legge, come dire, in filigrana 1000 almeno anni di storia. Io mi sono occupato solo della città bizantina, quindi della Costantinopoli bizantina. Il libro parte, diciamo, dal 324, cioè quando Costantinopoli viene fondata. C'è un pezzetto iniziale in cui si dice: questa città viene fondata riutilizzando una città precedente, però da molti punti di vista è una città nuova, Costantinopoli, e poi il libro finisce nel 1453, quando Costantinopoli viene conquistata dalle truppe ottomane, dalle truppe di Manuel II. Poi c'è un altro pezzettino in cui si racconta come la città bizantina si, diciamo, dissolve in qualche maniera dentro la città ottomana. Ma, diciamo, il focus è ovviamente sulla città bizantina. Ed è un focus ovviamente complesso, perché Costantinopoli è tante cose insieme. Quindi, diciamo, si può lavorare su Costantinopoli da molti punti di vista, no? Ogni città è fatta di tante cose diverse. Tutte le città sono fatte essenzialmente di due cose. Sono fatte di una forma fisica, quindi di una specie di carapace, di guscio di tartaruga, che è l'architettura di una città. E poi sono fatte di materia viva, che sono le persone, gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani che vivono dentro una città. Ma questa struttura si articola molto, nel senso che il carapace è fatto di tante cose. Per esempio, il carapace è fatto di monumenti, è fatto di case. È fatto di strade, è fatto di infrastrutture, è fatto di acquedotti, è fatto di sistemi difensivi, è fatto di tante cose. E ognuna di queste cose ha un tempo suo. Un monumento viene costruito, io lavoro a Siena e vivo a Roma. Il Duomo interrotto di Siena è un paradigma di questa cosa, no? Cioè il Duomo medievale di Siena che viene iniziato a costruire, viene costruito, viene poi ampliato. Questo ampliamento a un certo punto si interrompe, e chi lavorava a quell'ampliamento probabilmente non aveva nemmeno troppo chiaro che lui sarebbe morto prima che la cattedrale fosse finita, come succede per esempio nelle cattedrali gotiche francesi. I grandi edifici, i grandi complessi architettonici hanno queste caratteristiche, poi durano nel tempo, no? Pensate alla Santa Sofia di Costantinopoli o al Colosseo di Roma, sono lì, stanno sempre lì. Il Colosseo di Roma è morto, fra virgolette, la Santa Sofia continua a essere lì e continua a essere pienamente viva. E questo è un pezzo della storia. L'altro pezzo della storia invece sono le case, le botteghe che cambiano continuamente dimensione, cambiano funzione, le infrastrutture che invece hanno una vita più o meno intermedia. E sul lato degli uomini, delle persone meglio, la situazione è altrettanto complessa, no? È difficile dire: beh, cioè, questi sono gli abitanti di Costantinopoli o di Roma, ma chi sono questi?
Sono abitanti, come dire, generici, casuali, oppure sono delle persone, quindi ci sono delle classi sociali, ci sono delle economie, ci sono degli stranieri, ci sono degli uomini, delle donne, dei religiosi, insomma, tutto questo, diciamo, in archeologia si vede abbastanza. Da quello che sto dicendo avrete capito che mi occupo di città, nella mia vita professionale faccio questo, insomma, mi occupo di città e soprattutto di città bizantine. Questo era un po' il contesto. È interessante anche perché tendiamo un po' a dimenticare che Costantinopoli è stata fondamentale anche per l'Italia, perché i bizantini, cosiddetti bizantini, hanno dominato gran parte del territorio italiano ben oltre la caduta dell'Impero romano. Quello certo, lei qui mi invita a nozze, nel senso che io sono uno che si è occupato molto di Italia bizantina, mi è capitato di scrivere molti anni fa un libro sull'Italia bizantina, era la mia tesi di dottorato, che è intitolata per l'appunto Le Italie bizantine, e l'ha pubblicato di Puglia. Quello è un libro diverso, quello è un librone, perché il tema era circoscrivibile. Si può raccontare l'Italia bizantina, si può anche descrivere l'Italia bizantina. Costantinopoli non si può descrivere, nel senso che se io vado dietro a tutti i singoli monumenti mi serve una specie di enciclopedia. Il paragone con l'Italia, l'argomento Italia bizantina è interessante perché chiama in causa un altro aspetto di Costantinopoli, che è molto, secondo me, importante, e che è l'aspetto del rapporto fra una capitale e il suo impero, che è un rapporto curioso. Io mi sono occupato molto di Italia, per l'appunto, quindi di periferia imperiale. Mi sono occupato poi, diciamo, in gioventù di Oriente, mi sono occupato di Siria, di Turchia meridionale, di Giordania, e adesso mi occupo, per esempio, di Creta, perché ho uno scavo a Creta, a Gortina. E ho un po' quest'occhio, mi sono occupato anche di Balcani a un certo punto. E ho un po' quest'occhio, questa dimensione del rapporto fra la città e l'impero, che è un rapporto interessante, anche perché è un rapporto economico interessante, perché una delle cose che cerco di raccontare in questo librino è anche che una capitale imperiale ha delle funzioni specifiche, no? E quindi, siccome deve governare un impero, dentro ci sta come dire, il nocciolo duro dell'amministrazione dell'impero. E è contemporaneamente molto legata all'impero, ma è anche in competizione con l'impero, perché dall'impero trae risorse. Costantinopoli non vive senza l'impero, perché è una città che non ha un sistema di sussistenza adeguato. Costantinopoli ha bisogno dell'impero, un po' come l'impero inglese. Però contemporaneamente l'impero è un elemento complicato da gestire perché distrae risorse. Il momento di massimo boom dell'impero bizantino nel VI secolo è il momento in cui forse qualche risorsa in meno è disponibile per Costantinopoli. È vero che nel VI secolo costruiscono i grandi monumenti di Costantinopoli, cioè la Santa Sofia, la Basilica Cisterna, rifanno l'ingresso del Grande Palazzo, la Santa Irene, eccetera, no? Tutta la grande stagione, diciamo, giustiniana, rifanno le Terme di Zeusippo, eccetera. Però è anche vero che quell'intervento lì è un intervento tutto sommato limitato in un pezzo della città, che è un pezzo della città che va ricostruito perché c'è stata una grande rivolta, hanno bruciato tutto nel 532, la rivolta inica. Insomma, il rapporto fra Costantinopoli e il suo impero è un rapporto interessante, insomma, un rapporto anche economico proprio, insomma, e questo si vede per esempio benissimo in Italia, insomma, no? In cui la vicenda dell'Italia bizantina è molto legata a quello che succede dalle altre parti dell'impero, insomma, è interessante questo aspetto, secondo me. Sì, mi sto impappinando da solo perché
Ci sarebbero talmente tante cose da dire che io sto continuando a pensare come è riuscito a condensare in 180 pagine una città come Costantinopoli. Però effettivamente, guardandola oggi, Certo. uno stenta a capire, no? Eppure quello che ci racconta è che è stato uno degli imperi più longevi, Certo. perché neanche Roma ha avuto questa durata, quindi uno degli imperi più longevi, tra alti e bassi, Certo. espansioni e ritirate, momenti difficili, momenti di splendore, però ce l'abbiamo qui alle porte di casa e ce l'abbiamo avuto in casa anche per parecchio tempo, quindi Beh, è un importante. impero longevo. Proprio oggi ho incontrato un mio amico, ero in biblioteca fino a qualche ora, mezz'ora fa, insomma, un'ora fa, e ero qui a Roma e ho incontrato un mio caro amico che si chiama Vivian Prigent, è un bravissimo studioso di bizantinistica, è un grande esperto di numismatica e di sigilli. E qualche anno fa ormai Vivian ha scritto anche lui un contributo su un companion dell'editore Brill sull'Italia bizantina curato da Salvatore Cosentino, su cui ho avuto la fortuna di scrivere anch'io un paio di saggi. E Vivian parlava proprio dello stato bizantino, lo descriveva come uno stato contorsionista che nel cambiare dello scenario mediterraneo, cerca disperatamente di adeguarsi al cambiare dello scenario, appunto, no? Nel senso, la vicenda parte, se voi ci pensate, io spesso la racconto ai miei studenti guardando le mura di Costantinopoli, no? Le mura di Costantinopoli sono lì dalla prima metà del V secolo, Teodosio II più o meno, ma poi c'è tutta una storia, e non vengono mai prese fino al 1453. Iniziano a funzionare che si combatte con archi, frecce, catapulte, baliste, eccetera, e finiscono la loro storia quando il Maometto II riesce a trovare i soldi per far costruire enormi bocche da fuoco da un ingegnere, mi sembra fosse ungherese, e quindi quando le mura vengono distrutte a cannonate. Questo racconta molte cose, no? Del tempo che è passato. In mezzo è passato il mondo, è passato il Mediterraneo romano. Quando Costantinopoli nasce nel 324-330, lo dico 324 la data di fondazione della città e 330 la data di inaugurazione della città, quando la città comincia a funzionare. E da quel momento lì, per esempio, c'è Roma ancora praticamente all'apice della sua potenza e anche della sua, come dire, struttura urbana. Immaginate che qualche anno prima hanno fatto la Basilica di Massenzio, per intenderci, no? E dura poi nel cambiamento del Mediterraneo. Il Mediterraneo smette di essere un lago, un mare nostro romano, il Mediterraneo diventa conteso, c'è cioè la fase in cui i bizantini sono di nuovo signori del Mediterraneo nel VI secolo, quando anche l'Italia viene ricompresa dentro l'impero. E poi arrivano gli arabi, arriva la talassocrazia araba, la perdita di controllo sul Mediterraneo da parte dei bizantini. E il restringersi, l'impero bizantino da un impero mediterraneo diventa un impero, diciamo, egeo-anatolico, greco-anatolico, no? E quindi, per esempio, il Mediterraneo per i bizantini si restringe, diventa l'Egeo sostanzialmente. E poi, insomma, poi c'è una nuova fase di espansione. Ecco, in tutto questo il ruolo della capitale è veramente molto interessante e si può seguire con una specie di filo rosso, perché poi in 180 pagine c'è solo il filo rosso, nel senso, poi le altre cose bisogna andarsene un po' a cercare, si può seguire questo filo rosso. Però è facile cercarle le cose, intanto perché abbiamo delle risorse di rete. 20 anni fa o 15 anni fa, questo libro non sarebbe stato possibile scriverlo, perché non puoi fare un libro con 31, perché alla fine delle illustrazioni, 31, sì, perché alla fine della discussione con gli amici di Carocci sono riuscito a strappare, non so, tre illustrazioni in più degli altri volumi.
E oggi però tu puoi serenamente dire al tuo lettore, lo faccio nell'introduzione, guarda, ci sono questi tre siti web e queste tre pagine Facebook su cui tu trovi tutto, trovi migliaia di fotografie, trovi veramente di tutto. Quindi diciamo è facile, no? Così anche come per la bibliografia. E quindi diciamo questa cosa un pochino si può fare, si può costruire un filo rosso e raccontare. Ci ho provato, vediamo poi se ci sono riuscito, il rapporto fra la città e il suo impero. Questa era un po' la mia idea, insomma. Bene, io direi che a questo punto anche noi stiamo stretti per non tediare oltre i nostri videoascoltatori e il mio compito, come sempre, è quello di ricordare il titolo, che è semplicemente È Costantinopoli. facile, Costantinopoli. Facile, appena pubblicato da Carocci, sono appunto 184 pagine per soli 16 euro, quindi una spesa che vale assolutamente l'acquisto del libro e che io consiglio a tutti perché davvero Costantinopoli è paradigmatica di tante altre cose. Quindi andate in libreria oppure ordinatelo online perché questo si può comprare anche sul sito di Carocci online con lo sconto del 5%, no? Non è Quindi uno sconto abissale, ma tutto e fatto. no, ma Bisogna. no, prima facevano il 20, ma adesso non possono più farlo, quindi si C'è sono una dovuti. legge che Esattamente, si la sono obbliga. dovuti, tutti gli editori si sono dovuti adeguare, il massimo che è consentito è il 5% sul prezzo di copertina. Vabbè, peccato, però è così. Quindi io ringrazio tantissimo il professor Zanini per aver accettato il nostro invito, per È stato questa un piacere, grazie a voi davvero. veloce video presentazione e ricordo a tutti i nostri ascoltatori di continuare a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete questa video presentazione e anche tutte quelle che abbiamo realizzato fino ad ora. Quindi ancora grazie Grazie a lei davvero, è e stato un alla piacere prossima. davvero. Buona serata.